Vittorio Denaro, 134. Lezione, eccolo il gruppo. Alla tecnica. Campione italiano junior Ravizzini, il PN. Grande gara, siamo alla fine. Ravizzini, atleta Comasco, vai! Segue la E042, avevo promesso che non avrei più fatto questa battutaccia e invece è scappata fuori ancora. Grande lavoro, Ray Stairs 5, gara 35. Con gli elite maschili Emanuele De Vecchi da San Giovanni Lupa Toto, campione italiano elite numero 130, è in pista al comando. Vai, insiste Prezzer, l'ungherese Prezzer sta spingendo. De Vecchi è al comando, lotta con Prezzer, lotta con Rasmussen, il danese, che non lascia neanche una crosticina di margine, ma vince Manuel De Vecchi. Fici 5 di questo gruppo. Qui c'è Federico Ravizzini con il numero 134. Pure gli insetti sono venuti a vedere questa gara. Harry Bertelsen, danese, è il primo nella classifica generale dei campionati europei, ovviamente. Vince lui, poi c'è Russell, ha conquistato la seconda posizione. Abbiamo Manuel De Vecchi a tenere alto l'Olimpo italiano, gran lavoro, Prezzer, ungherese, 114, grandi cose, elite maschile, a comandare c'è Manuel De Vecchi, l'italiano! Vecchi, quindi grande comando della gara, poi c'è Luca Stamm, poi c'è la 130, arriva terza Virglova, quarta Iva Pabukova, altra atleta cieca con il titolare 45, è arrivata in quinta posizione. Era 31, gli junior men in partenza con Balzersen, Uber, Gambis, Simecek e Federico Ravizzini nel gruppo di gara. Eccoli, vedete, velocissimi, grande volo, V4, Balzersen. Ed ora siamo ormai davvero verso la conclusione di questa terza manche. Balzersen ha chiuso davanti a Kaspar, ha vinto questa impostazione, questo gruppo, il 34 degli elite, un po' fuori forma visto Vilmos Radasix arrivato tra le ultimissime performance, ancora uomini elite dell'ultima partenza. Il gruppo dei partenti guadagna rapidamente il comando. De Vecchi, attenzione, viene è da battere Peter Prezzer, che salona, attenzione, grande prova, vediamo se riesce a chiudere in bellezza per il tricolore questa prova, pare di sì. Se Manuel De Vecchi, ok, vado,
Si riconferma in seconda posizione, terza piazza per Steffi Marte, la tedesca. Ora andiamo a vedere i Junior Men, l'Italia Federico Ravizzini, 134. Seconda posizione comanda il danese Baltersen, imprendibile Baltersen. Vediamo, Ravizzini deve guardarsi naturalmente dal lettone Dambis con il pericoloso pettorale E42 che ieri ha dato un filo da torcere a parecchi competitors. Chiude tranquillo Baltersen per l'Italia, Manuel De Vecchi. Manuel De Vecchi con i colori bianco, giallo, rosso e nero della ciclomania è in questo momento al comando della situazione. Russell è il nostro duro da battere, come abbiamo visto ieri. Vediamoli in azione. Poi ancora la gara va verso la conclusione. Manuel De Vecchi ormai padrone del campo, ma attenzione lì dietro Van Brussel, eccolo, primo, secondo, poi... Federico Ravizzini, l'Italia, 334. Una fretta incredibile, si chiude gara 35, ancora di buon minuto e si parte. Del gruppo e noi lo vediamo insieme.
Roberto Schuber, tedesco, l'orgoglio nazionale non manca in questi casi. Okay, Ryder, let's set them up. Ryder's ready. Watch the gate. Okay, Ryder, let's set him up. Ryder's ready. Watch the gate. E così io vi auguro una felice serata, un buon rientro, un bye bye, auf Wiedersehen a San Giovanni.